Buongiorno, benvenuti e bentornati, Euras in Euras. Vabbè, questa è una cosa che si capisce in pochi. Sono da questa parte perché di là è tutto buio, anche se c'è l'aria condizionata, e di qua invece è aperto, la luce va bene. E per rendermi più presentabile, i capelli non sono qua, guardate come sono bianchi qua. E io vorrei bianchi, sono qua. Ma non li ho. Vabbè, facciamo così, li faremo. Allora, mi sono resa più presentabile passando un po' di matita sulle sopra, c'erano nient'altro, il rossetto rosso qua. Almeno questo fa tanto. Finiti. Allora, voi sapete che io, per quanto riguarda skin care, sono molto tradizionalista. È difficile che skincare, body care, insomma, è difficile che io cambi, per cui i miei video di prodotti finiti possono essere un po' noiosi. Speriamo che non si sentano tanto le macchine che passano sotto casa. Dovrei chiudere, provo a chiudere. È che mi piaceva anche il ventolare delle tende come cime al vento. Allora, sono molto tradizionalista, difficilmente io cambio skincare a meno che non arrivi un prodotto nuovo, come qualche volta arriva, ma insomma io consumo quello che consumo. Facciamo 3 docce al giorno. Ho finito l'ennesimo Dove, sì, vabbè, tanto sapete, quella schiuma e la mousse doccia con olio di cotone. Non ho mai capito cotone che tipo di olio potesse avere. Adesso mi vedo il rossetto. Ah, questo che vedete qua è il mio folder dove tengo tutte, siccome questo è lo studio dove tengo tutte le bollette delle utenze. Mi piace proprio, Dove mi piace troppo, questo cotone, insomma, finito. Poi ho finito una cosa che ho scoperto l'anno scorso e continuo a comprare e ricomprare, della Prep, lo spray dopo sole idratante lenitivo, che funziona anche capovolto, questa è la delizia, con aloe vera. Allora, c'è la chiusura a scatto così. Ovviamente non c'è più niente, ma la nebulizzazione è stupenda e l'ho finita, ne ho altre due, una in uso e una in frigorifero. Io credo di questa forse averla comprata in Conad, non lo so, qualche altra parte, ma devo vedere anche per l'inverno, può essere una cosa interessante perché è chiaro che un doposole lenitivo, visto che c'è l'aloe, però non è detto che non possa andare bene tutto l'anno per qualsiasi tipo di necessità su tutto il corpo. E poi per noi single, appunto, lo spruzzo con il coso capovolto è una cosa geniale. Ho finito della Roche-Posay 50 PA++, no, plus plus. Anti-shine e anti-lucidità di Antelios, questa, e ne uso anche un'altra di Garnier. Questa qui io la spruzzo ogni tanto sul viso, questa è giustamente solo per il make-up, cioè è finalizzata a rinnovare la skincare, la protezione solare sul make-up. Ho ripetuto più volte che ovviamente non molti pensano che possa essere di utilità perché si sparge dovunque, non è sufficientemente, non va a coprire sia tutte le parti del viso, di là c'è un balcone aperto, sia che può svolazzare, sia che non si mette la quantità necessaria per un ritocco. Io trovo che mettendola in un posto dove non c'è vento e spruzzando per bene dappertutto faccia la copertura,
della quantità di solare, chiaramente la spruzzi più spesso e va bene, e ne consumo tante di queste. Qui ho finito della Yves Rocher come emergenza, perché l'avevo lasciato un po' da parte, un olio struccante alla camomilla, un ottimo prodotto, ma preferisco i balsami. Ne tengo sempre uno come emergenza perché i balsami, quelli che piacciono a me, non sono reperibili sullo. Ma adesso, insomma, ho scoperto altre cose. Ho finito quella santa crema di cerave. Cerave, cerave, diciamo in italiano perché siamo in Italia, all'acido salicilico, quella che uso per piedi, tagliata, e ne ho già comprato un'altra. Questa antirugosità dei piedi, ma una di voi, Caterina, Caterina, quattro occhi. Caterina l'ha provata a metterla anche sul viso perché lei aveva una pelle molto secca. Questa io non la cambierò mai. A base di acido salicilico, ovviamente come tutti i prodotti della Cerave, ceramidi, e noi sappiamo i ceramidi, c'è un video su cosa sono i ceramidi, cosa sono i peptidi. Che se per caso ci fossero delle persone nuove ve lo metto qui in descrizione a ricordarselo. Comunque, questa qui, mano santa di per piedi secchi. Poi ho finito un altro acido ialuronico B5 della Roche-Posay, forse lo vedete qua. Sì, ne ho finito un altro. Oddio, ce n'è un pochino. Sai che ti dico? Sì, me lo stendo dopo sulle mani, ma proprio un goccino, goccino giù, non si spreca niente. Ovviamente, questo ha la qualità è buona, un prezzo un po' più alto, ormai di acidi ialuronici ne abbiamo, poi quando dicono puro, anche di questo ho parlato, cioè l'acido ialuronico è quello, la componente è quella. C'è anche nel naso sta funzionando, se avete visto il mio video precedente c'è quello spray nasale. Ancora non mi è arrivato il prodotto dalla Spagna, quello spray nasale con l'acido ialuronico che mi sta funzionando alla grande. E ho preso appunto come acido ialuronico, perché non volevo portarmi questo, portarmi al mare, ho preso quello della Nivea, funziona benissimo. Cioè, tanto voglio dire, i passaggi sono sempre quelli. Basta stenderlo, applicarlo su un viso umido e mai su un viso asciutto, tamponato, asciutto, eccetera, perché assurge l'effetto contrario, vi secca la pelle anziché idratarla. E quindi ho finito questo. Ho finito il Retinol B3 che al mare ho utilizzato al posto della tretinoina. Quindi io il Retinol B3 per chi di La Roche-Posay, per chi mi segue da poco, io uso la tretinoina farmaco sul viso da anni, tantissimi anni, e questo lo usavo sul collo. Per quando sono andata al mare ho dimenticato la tretinoina, che comunque uso al mare anche un paio di volte a settimana, e ho steso senza alcun problema questo retinolo. Ne ho un altro in uso che uso per sempre per il collo e décolleté. Ragazze, io macchie ne ho pochissime, ce le ho solo alle mani e le mani le affronterò con un tour magnifico che ho da un po', ma ancora non ho iniziato. Ecco le mie macchie sulle mani. Ma sul viso e décolleté non ho nulla, chissà perché.
Dunque, ne ho un altro e continuerò a usare quest'altro. Il prossimo che utilizzerò sicuramente è quello di Geek & Gorgeous, che è un retinal. Perché? Perché il retinal, a differenza del retinolo, fa un solo passaggio di trasformazione nel derma, nell'epidermide, nello strato corneo, insomma. Perché la differenza è la tretinoina farmaco va ad azionarsi, ad attivarsi direttamente. Il retinolo fa due passaggi per essere attivo. Il retinal ha un solo passaggio, quindi ho deciso che quando finirò questo per colle e décolleté prenderò il retinal di Geek & Gorgeous, comunque questo è ottimo. Poi ho finito, no, ammazza quanto ialo B5, scusate. Credo che posso diventare azionista di La Roche-Posay per il Yalo B5 2. E dicevo, è che uno struccante preso così per, anche se uso quello di Sephora, Garnier Skin Active struccante occhi, insomma, dice fortifica le ciglia, ma lo uso così per togliere in fretta, tamponando bene, soprattutto il dischetto sul viso, ma insomma, sciolgo tutto col balsamo, anche del balsamo ve ne parlerò, di aver trovato questo prodotto low cost, che mi ero portata anche al mare. Comunque, Garnier è sempre una garanzia, adesso c'ho quello di Sephora, tappo nero. Poi ho finito, e questa è Depology Matrixyl, Matrix 3000 di Depology. Allora, io devo riprendere i contatti perché ho perso tutte le email di Depology, perché uno per sapere se il codice sconto che mi avevano dato all'inizio è ancora valido o meno, perché loro mi hanno continuato a inviare dei prodotti, il kombucha, un altro Matrixyl, un altro idratante a caviale in stick, ottimo, però non mi hanno mandato né codici sconto e mi hanno detto, come dire, sono stata giftata senza chiedermi nulla in cambio. Di parlarne o meno, ma il Matrixyl è una cosa eccezionale. Dopo che uno dei doctor è diventato virale, l'ho anche condiviso sulla community su YouTube. C'è una fiacca oggi che, guardate, non lo so che cosa devo fare, non saprei dire. Ho finito, questo l'ho conservato nel mostrario perché sembra che non lo uso, un ennesimo burro di cacao, ma adesso questo è di Rocher, adesso è in uso quello della connettivina Plus, che mi piace molto, anche con la connettivina sono un azionista di minoranza dei soggetti. Ho finito un altro B-Bomb. Niacinamide, niacinamide, sì, di Geek & Gorgeous, ma si vede, sì, vabbè, comunque fidatevi, la niacinamide di Geek & Gorgeous, macchie, imperfezioni della pelle, se non avete tante niacinamide, a parte che ormai è in tanti, così come l'acido ialuronico, sono in tanti prodotti in tanti sieri già belli e costruiti. Il discorso che nasce dai tempi di quando il grande Brandon di The Ordinary creò gli attivi singoli,
perché ognuno potesse farsi il cocktail per conto suo. Per cui, se voi vedete che in qualche siero che utilizzate c'è la niacinamide, come sicuramente ci sarà, perché ormai è dappertutto, ormai o anche prima può darsi che era dappertutto, eh? Però se ne parlava poco, non si sapeva bene a che cosa servisse tutto quanto. Io comunque preferisco utilizzarli separatamente, anche laddove potessi utilizzare dei sieri dove è già presente, perché ovviamente se mi dovesse irritare riduco la quantità o la fermo, ma niacinamide a me non mi irrita, quindi fate caso anche a questa cosa. Ho finito quel magnifico prodotto che uso per il mare di Medavita, che rende i capelli meravigliosi. Devo andare a tagliarli, almeno qua, e vedrò. Ma Medavita come Oribe, Orbai, Oribe, Oribe, vabbè, tanto, cioè, vabbè. Io mi ricordo a Roma quando vivevo vicino al Colosseo, no? A Rione Monti, mi chiede: "Oh, sorry, where is Colosseum?" Io, nel Colosseo, non facevo il Colosseo, ho capito che cercavano il Colosseo e dicevo: "Andate dritte là." Vabbè, comunque, Medavita è un prodotto che ha degli elementi stupendi che adesso con questi occhiali, ma l'ho usato sempre. Comunque si trova soltanto dai parrucchieri. Qui è difficile, eh? E per finire ho finito Photo Protector Istin, quello colorato, la colorazione, il Fusion Color nella colorazione medium, credo che sia. Allora, perché questa colorazione qua? Ecco, ce n'è una puntina, si vede questa colorazione qua. Allora, perché continuerò a utilizzarla? Allora, io uso la protezione solare, ovviamente. In città uso quella Beauty of Joseon, che fui una delle prime a scoprire, non vorrei dirlo, ma comunque, vabbè, lasciamo perdere. Mentre al mare preferisco Istin, non è che al mare preferisco Istin Fusion Water, è che preferisco utilizzare quelli di Beauty of Joseon in città. Ma cosa faccio? Poi metto, ma non perché si sovrappongano in città, non perché si sovrappongono le protezioni, se io aggiungo anche quella, ma per dare un'uniformità di colore. Tant'è che le mie macchie, come vedete, di qua sono un po' più attenuate, o comunque per uniformare, dare un po' di colore. Questa è tutta la roba che ho finito, ve la faccio vedere da qua, vediamo se si può. Si vede? Si è vista. E a voi, io devo mettere a posto due o tre bollette. Se vado a controllare ogni volta le bollette lì dentro e vedo cosa costa vivere fra luce, acqua, elettricità e gas e servizi, va bene, non ci pensiamo, non pensiamoci, non pensiamoci. Your eyes into your ass. È così, è così. Baci.